Buonasera cari amici di Focus, il mistero della vita e bentrovati. Ben arrivati di nuovo nel mio salotto, nel salotto di Anna. Questa sera, a grande richiesta vostra, ritorna una ospite graditissima, la nostra Anna Givaudan, che è sempre in collegamento con la Francia e quindi siamo in collegamento internazionale con lei. Eccola qua. Buonasera Anna, bonsoir. Buonasera, Benvenuta. Anna. Buonasera Francesca, Buonasera. grazie, bentrovate. Allora, Focus vi sta aspettando da quando siete andati via praticamente, perché hanno continuato a fare domande, i nostri amici sono rimaste un po' di domande in sospeso e quindi noi abbiamo promesso che avremmo dato risposta a alcune di queste domande dopo che avremo trattato quello che è l'argomento di questa sera, che è un argomento veramente molto interessante. Questa sera Anna Givaudan ci parlerà delle forme pensiero. Le forme pensiero sono veramente molto, molto interessanti. Le persone non sanno quali sono gli effetti dei pensieri. Tanti pensano che il pensiero sia solo una cosa astratta. In realtà poi il pensiero è una cosa molto concreta che crea degli effetti sulle nostre vite e anche sulle vite degli altri. E questa sera Anna ci racconterà tutte le sue ricerche e tutte le sue esperienze. Lei ha scritto un libro che si intitola appunto Le forme pensiero, sempre edito da Amrita. E questo libro che voi vedete, ecco, tu hai. Sì, perché hanno cambiato la copertina e comunque ci sono due volumi, vero Francesca? Ci sono due Ecco, volumi, quello che vedete è il nostro. per i francesi c'è quella copertina che Francesca ha fatto vedere, mentre invece in italiano voi potrete trovare questa copertina che vedete nello schermo, Volume. e ci sono due volumi, questo è il volume 1 e poi c'è il volume 2, che è il quaderno degli esercizi, vero? Se ho capito bene. Sì, esatto. Ok, molto bene. Ecco, allora io direi che di entrare subito nel vivo. Intanto comunque ringrazio i nostri amici, ciao Enrico, eccolo, Enrico Valentini che ti saluta, Anna, molti saluti da parte di Enrico, benvenuta su Focus, il Mistero della Vita. Ecco, c'è già un nostro lettore, anzi una nostra lettrice, forse adesso vado a guardare perché sulla piattaforma BeLive non si vedono i nomi, che dice io l'ho già letto. Interessantissimo, dice, no? Buonasera e grazie alle due Anna, che carine, e a Francesca. Ecco, vado a scoprire chi è che ci dice le cose carine così. Eccoci qua, vediamo. Intanto i nostri amici stanno iniziando ad arrivare. Ecco qua. Ecco, Graziella Tucci che dice io l'ho letto, è interessantissimo. Vedo che abbiamo Antonella, Rosanna, Enrico che dice ai nostri amici questa sera potete fare domanda. Potete fare domande, io direi che potremmo procedere così, che prima affrontiamo le forme pensiero, di modo che tu abbia il tempo di spiegarci molto bene che cosa sono le forme pensiero. E poi affrontiamo un po' le domande dei nostri amici. Allora, a te la parola, Anne. Alors, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. Allora, per me è un argomento che è davvero importante. Parce que ça gère tous les secteurs de notre vie. Perché gestisce tutti i settori della nostra vita. Nos amitiés, nos amours, notre santé, L'amicizia, l'amore, la salute. notre façon de penser. Il nostro modo di pensare. Et en plus, c'est très actuel avec tout ce qui se passe en ce moment. E inoltre è molto attuale con tutto ciò che sta accadendo in questo momento. Parce que c'est aussi ce qui nous donne beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Perché è una cosa che ci dà molta potenza e molto potere. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, il y a 2000 ans, quand j'ai écrit De mémoire d'Essénien, il n'y a pas 2000 ans, mais quand j'ai revécu la vie. Per esempio, quando ho rivissuto la vita che descrivo nel libro Memorie di Nesseno, ed era una vita di 2000 anni fa,
Il faut savoir que les Esséniens, pour eux, c'était un élément extrêmement important de la santé. Bisogna sapere che per gli Esseni le forme pensiero erano un elemento molto importante della salute. Donc, ils avaient une connaissance qui était parfaite du corps physique, comme quindi, les médecins. Quindi avevano una conoscenza perfetta del corpo fisico, come i medici. Mais en plus, ils avaient une connaissance parfaite des corps subtils. Ma avevano anche una conoscenza perfetta dei corpi sottili. Et pour eux, les formes pensées, c'est ce qui pouvait ouvrir la porte à la santé ou à la maladie. E per loro le forme pensiero erano coloro che potevano aprire la porta alla salute o alla malattia. Et forcément à notre immunité, donc. E di conseguenza al nostro stato immunitario. Alors, ce que je voulais dire, c'est que une forme pensée, bon, je ne vais pas vous faire le cours des formes pensées qu'on donne habituellement. Non mi faccio il corso di forme pensiero che diamo in genere, che teniamo. Mais c'est dû, ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie, dans les premières années de notre vie. Ma una forma pensiero può nascere, accadere in qualsiasi momento della nostra vita, nei primi anni dopo la nascita. C'est-à-dire que c'est une cellule, sur le plan subtil, bien sûr. Che cos'è la forma pensiero? Una cellula sui piani sottili? Qui va se former après un événement qu'on a vécu ou traduit d'une façon très forte. Che si forma dopo un avvenimento che abbiamo vissuto o tradotto in una maniera emozionalmente molto forte. Alors, je vais vous expliquer un peu plus, bien sûr. Adesso vi chiarisco un pochino. Mais et ça peut arriver, disons, au moment de la conception. Può accadere già nel momento del concepimento, au moment des neuf, pendant les neuf mois de grossesse, durante i 9 mesi della gravidanza, au moment de la naissance, al momento della nascita, et puis les premières années, les 3, 4, 5 premières années, e nei primi 3, 4 fino al 5º anno di età. Alors Antoine a écrit aussi un chapitre dans ce livre. Anche Antoine ha scritto un capitolo in questo libro. Parce que justement lui va donner l'explication plus médicale, plus scientifique. Perché lui ha cercato di dare una spiegazione più medica, più scientifica di questo argomento. Moi c'est plus expérimental. La sua spiegazione, quella di Anne, è più sperimentale. Alors ce que j'ai pu voir c'est que en fait cette cellule. Quello che ho potuto vedere è che questa cellula. Un enfant qui, par exemple, on va prendre l'exemple que je prends régulièrement. Vi do un esempio che do sempre. Un enfant va naître et puis il est petit, il est trop petit, on va le mettre dans un incubateur. Un bambino nasce, è molto troppo piccolo, lo si mette nell'incubatrice. Si cet enfant est venu vivre, par exemple, la sensation d'abandon. Se questo bambino è venuto a vivere la sensazione di abbandono. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans la cellule. Quello che accade è che nella cellula. Il va vivre ça avec une émotion forte. Vive questa cosa con un'emozione forte. Avec l'impression qu'il va être séparé de sa maman. Con l'impressione che viene separato dalla mamma. Et que peut-être il va être abbandonné. E che magari lo abbandoneranno. Et si c'est le cas, à ce moment-là, dans la cellule, il va y avoir les émotions qu'il a vécues. E quindi se accade questo, nella cellula vi saranno dentro le emozioni che ha vissuto. Mais il y a beaucoup plus que ça dans cette cellule. Ma all'interno di questa cellula vi è molto più di questo. C'est-à-dire que vous allez trouver aussi la façon dont les étoiles sont placées dans le ciel. Ci saranno addirittura il modo in cui le stelle sono nel cielo in quel momento. Aussi, par exemple, le climat, le temps qu'il fait, si c'est en printemps, en automne, en hiver. Anche il clima, il meteo, se è in primavera, autunno, inverno. Il peut y avoir les mains qui prennent l'enfant aussi, si elles sont froides ou tendres ou chaleureuses. Ci può essere la sensazione delle mani che hanno preso il bambino, se erano calorose o fredde o tenere. Il va y avoir les couleurs. Ci sono i colori. Il va y avoir les odeurs. Gli odori. Et aussi, il va y avoir le bruit, par exemple, de l'incubateur. E anche il rumore dell'incubatrice. Ou les tuyaux, le visuel aussi. O anche l'aspetto visivo con i tubi. Et tout ça. E tutto questo. Si cette émotion est répétée une autre fois. Se questa emozione è ripetuta un'altra volta. À ce moment-là, va s'incruster autour de nous, quoi. Autour de l'enfant. Quel momento si incrosta intorno a noi, intorno al bambino. Et puis va se répéter dans sa vie plusieurs fois. Vous allez voir comment. Quindi intorno al bambino e poi si ripete nella sua vita varie volte. Parce que cette cellule, questa cellula, c'est comme un bébé, je veux dire, il a besoin de nourriture. È come un bébé, un neonato, ha bisogno di cibo. Et cette nourriture, elle va faire comme un aimant. E questo cibo è come una calamita. Elle va attirer, cette cellule va attirer à elle des événements qui vont refaire vivre la même blessure.
questa ferita, questa forma pensiero attira a sé degli elementi che riscatenano la stessa ferita. Par exemple, admettons que la maman est, à nouveau, soit à nouveau enceinte, elle accouche à nouveau, elle va mettre l'enfant chez la grand-mère, chez les grands-parents. Mettiamo che la mamma sia di nuovo incinta e quindi partorisce di nuovo e per il parto lascia il primo figlio dai nonni. Et cet enfant qui a vécu ce premier traumatisme, quindi questo bambino che aveva già vissuto quel primo traumatismo dell'incubatrice, va vivre ce deuxième événement avec beaucoup d'intensité, beaucoup de peur, beaucoup de problèmes. Quindi vive questo secondo avvenimento con molta intensità, con molta paura e molti problemi. Et puis un peu plus grand, par exemple, s'il va à la petite école et qu'il y a des, on fait des amitiés, on se fait des amitiés. E poi un pochino più grande quando va alla scuola materna, fa, ha degli amichetti. Et puis il peut se peut que un ami ou une amie parte avec d'autres personnes. È possibile che un amichetto, amichetta vada con un altro gruppo di bambini. Il va vivre ça avec beaucoup plus d'intensité qu'un autre enfant. E questo bambino vivrà questa cosa con molta più intensità rispetto a un altro bambino. Il n'aura pas à vivre cette histoire. Che non ha da vivere questo tipo di storia. Et quand il va être plus adulte, il peut avoir des amours qui vont l'abandonner. E quando sarà più grande, potrà avere degli amori che lo abbandoneranno. Et quand il va être marié, il peut aussi être divorcé, par exemple. E quando si sposerà, mais potrebbe divorziare. Comme si il était toujours quitté. Come se ogni volta lo lasciassero. Ce que je veux dire, c'est qu'une forme pensée, elle est entourée, elle est comme un aimant. Una forma pensiero è proprio come una calamita. Et elle va attirer à elle les événements et les personnes. E attira a sé gli avvenimenti e le persone. Qui vont nous faire revivre la même histoire. Che ci fanno rivivere la stessa storia. Ou la même émotion. O la stessa emozione. Alors l'histoire peut changer, bien sûr. La storia può cambiare. Mais l'émotion est toujours la même. L'emozione è sempre la stessa. Et ce qui veut dire aussi que vous pouvez partir au bout du monde pour changer votre histoire. E questo vuol dire che potete andare dall'altra parte del mondo per cambiare la vostra storia. Par exemple, vous allez vous dire, je veux plus, je suis toujours avec des personnes autoritaires, j'en ai assez, je quitte mon mari ou ma femme. Per esempio, se vi dite io mi trovo sempre in mezzo a persone autoritarie, sono stufo, adesso mollo mio marito o mia moglie. Ou je change de travail, je veux plus avoir le même directeur, le même patron. Oppure cambio lavoro perché non voglio più quel direttore, quel capo lì. Mais ça ne changera rien. Ma questa cosa in realtà non cambierà nulla. Ça va faire juste une petite pause dans la vie. Vi lascerà solo una semplice piccola pausa nella vita. Mais que vous partiez au bout du monde. Ma che andiate dall'altra parte del mondo. Ou que vous changiez les personnes autour de vous. O che cambiate le persone intorno a voi. Si vous n'avez pas changé le scénario. Se non avete cambiato lo scenario. C'est comme comme une pièce de théâtre. È come un'opera teatrale. Vous allez changer les acteurs. Cambiate gli attori. Mais les acteurs vous donneront toujours la même réplique. Ma gli attori vi daranno sempre le stesse risposte. Ce qui veut dire que ce qui est très important à un moment donné, la forme pensée est là. Alors je parle des formes pensées négatives, bien sûr. Adesso io vi sto parlando delle forme pensiero negative, ovviamente. Mais ces formes pensées là, ce qu'elles veulent faire, c'est pas nous nuire. Ma queste forme pensiero non vogliono nuocerci. Elles veulent juste nous dire, mais regarde, il y a une blessure qui n'est pas guérie et que tu dois regarder de plus près. Ma ci vogliono semplicemente dire, guarda, c'è una ferita che non è ancora guarita, dovresti riuscire a guardarla da un pochino più vicino. Et souvent, les formes pensées sont créées à partir d'une mauvaise traduction de notre histoire. E spesso le forme pensiero sono create da una cattiva traduzione della nostra storia. Par exemple, là, quand je vous parle d'un enfant qui va dans l'incubateur, il n'est pas abandonné. Quando vi parlo di un bambino che finisce nell'incubatrice, non è abbandonato. Mais c'est cette croyance ou cette traduction de l'événement. Ma questa credenza o questa traduzione dell'avvenimento qui fait que à ce moment-là, ça va créer la problématique. Che fa sì che in quel momento là si crea la problematica. Alors évidemment, si on a à travailler sur une façon d'être, enfin ou en tout cas sur cette problématique, bon, c'est normal qu'on la réactive dans cette vie. Se dobbiamo lavorare su un certo modo di essere, su una determinata problematica, è normale che la riattiviamo in questa vita. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la forme pensée. Donc les formes pensées légères, les formes pensées d'amour, de joie, elles. Ma le forme pensiero ce ne sono anche di leggere, come delle forme d'amore, di gioia, d'espoir, di speranza. Celles-là, elles vont augmenter notre aura.
notre immunité. Aumentano la nostra aura, aumentano la nostra immunità. E ça, je peux le voir, effectivement, quand je regarde. Io quando guardo riesco a vederlo, si vede. Par exemple, quand on voit des gens heureux, ils ont une aura très large. Quando vediamo delle persone felici, hanno un'aura molto larga. Quand on voit des amoureux, ça rayonne autour d'eux. Quando si vedono degli innamorati, radiano intorno a essi. Et ça rend les gens heureux aussi. E questo rende le persone felici. Parce que c'est comme une onde qui se répand autour. Perché è come un'onda che si diffonde intorno. Et ce sont des formes pensées qui sont tellement légères qu'à un moment donné, elles ne vont pas stagner autour de nous. Ma sono delle forme pensiero talmente leggere che a un certo punto non ristagnano intorno a noi. Par contre, les formes pensées qui sont plus lourdes, plus pesantes. Invece, quelle qui sont plus pesanti. Ou qui comportent un problème. O che comportano un problema. À résoudre. Da risolvere. Elles peuvent faire une chaîne, comme si on portait des ballons. Plusieurs ballons. Possono fare come una catenella, come se avessimo dei palloncini uno attaccato all'altro. Et qui sont attachés à une partie de notre corps. Che sono attaccati a una parte del nostro corpo. Selon l'émotion que nous avons vécue. In base all'emozione che abbiamo vissuto. Ce qui veut dire que quand par exemple au niveau de la santé, quand par exemple vous avez créé une forme pensée même de votre enfance ou au moment de votre naissance. Questo a livello della salute cosa vuol dire? Quando avete creato per esempio una forma pensiero durante la vostra infanzia? Vous allez en avoir une deuxième qui va venir. Poi ce ne sarà una seconda, una terza. Et à chaque fois elle se rapproche un peu plus de votre corps physique. Che piano piano si avvicinano sempre più al vostro corpo fisico. Jusqu'à toucher l'organe auquel elle est attachée. Fino ad arrivare a toccare l'organo a cui la forma pensiero era collegata. C'est ce que les Esséniens appelaient l'entité maladie. E questo è ciò che gli Esseni chiamavano entità malattia. Une forme pensée, elle donne toujours plusieurs avvertissements. Una forma pensiero dà sempre tanti avvertimenti. Par exemple, je vais vous citer le cas d'une personne qui, elle, quand elle était enfant, non, quand on l'a connue plutôt. Vi cito il caso di una persona che quando l'abbiamo conosciuta. Elle avait des sciatiques régulières à répétition. Aveva delle sciatiche regolarmente a ripetizione. À chaque fois qu'il y avait un problème où elle était en insécurité affective. Ogni volta in cui viveva un problema di insicurezza affettiva. Et puis un jour elle est restée alitée plus de 3 mois. E una volta è rimasta 3 mesi a letto. Et comme elle est venue nous voir entre deux douleurs. E come è venuta a trovarci tra in una piccola pausa tra due dolori. Et qu'il y a des soins qu'on appelle les soins des formes pensées. E ci sono delle terapie che chiamiamo terapie delle forme pensiero. À ce moment-là, il y a une histoire qui est revenue à sa mémoire. C'è una storia che le è ritornata in mente. Et qu'elle nous a raconté. E che ci ha raccontato. Et elle nous a dit, mais quand j'étais petite. Ci ha detto, quando ero piccola. Quand j'avais 4, 5 ans. A 4, 5 ou 6 ans. 4, 5, 6 anni di età. Il y a une voisine qui m'a raconté l'histoire suivante. C'è una vicina che mi ha raccontato questa storia. Et elle m'a dit, ah, tu sais, quand tu es née, ça a été difficile. Mi ha detto, quando sei nata, è stato difficile. Parce que tu as eu un eczéma géant. Perché hai avuto un eczéma gigante. Et que quelques jours après ta naissance, donc à la maison. E qualche giorno dopo la nascita, quando eri a casa. Et que quand tes parents t'ont amené à l'hôpital. Hai avuto questo eczéma. Quando i tuoi genitori ti hanno portato all'ospedale. Les médecins ont dit, mais écoutez, on ne peut rien faire, il est possible que votre enfant meure dans la nuit. I medici gli hanno detto, non possiamo farci niente, è possibile che la bambina muoia durante la notte. Et la voisine continue en lui disant, mais le lendemain, on est tous arrivés dans la chambre et tu étais vivante. E la vicina continua raccontandogli dicendo, ma il mattino dopo siamo tutti venuti nella stanza ed eri ancora viva. Mais la petite fille qui a écouté cette histoire. Ma la bambina che ha ascoltato questa storia. L'ha tradotta d'une autre façon. L'ha tradotta in modo diverso. Et elle nous dit, moi j'ai traduit. Io ho tradotto. Que mes parents sont revenus. Che i miei genitori sono tornati a casa. Qui m'ont posé dans mon berceau. Mi hanno mollato nella culla. Qu'ils ont attendu de faire ce qu'ils avaient à faire, enfin la cuisine ou la vaisselle. Sono andati a fare quello che dovevano fare, sono andati a cucinare, a lavare i piatti. En attendant que je meure. Nell'attesa che io morissi. Et que les voisines le lendemain ont regardé, elles étaient presque déçues que je sois encore en vie. E anche i vicini il giorno dopo, quando sono andati a vedere, erano quasi delusi che fosse ancora in vita. Donc ça c'est une traduction. Questa è una traduzione. Mais cette femme elle avait plus de 40 ans quand même. Questa ragazza ormai era una donna di 40 anni. Alors on lui a dit, mais est-ce que tu ne veux pas maintenant
Est-ce que tu es capable est-ce que tu as déjà demandé à ta maman si ça s'était passé comme ça? Son papa était mort, hein? Suo papà era già morto e noi le abbiamo chiesto, hai già chiesto a tua mamma se erano veramente accadute così le cose? Et elle dit non, jusqu'à présent, j'ai pas osé parce que j'avais peur qu'elle me dise que c'était comme ça. E lei ha detto no, finora non avevo osato perché avevo paura che mi dicesse sì, sì, è proprio accaduto così. Et là, on lui a dit, mais est-ce que maintenant tu es capable d'entendre ce qu'elle a à te dire parce que c'est quelqu'un qui t'a aimé? Elle disait qu'elle avait une très bonne relation avec sa maman. Lei ci diceva che aveva un'ottima relazione con la mamma, quindi le abbiamo chiesto se adesso era in grado di sentire la versione della mamma anche se fosse stata quella che lei si immaginava. Et elle a dit, oui, oui, je me sens capable, je vais lui demander. E lei ha detto, sì, mi sento in grado, le andrò a chiedere. Donc elle va voir sa maman. Va dalla mamma. Et puis elle lui raconte l'histoire. La mamma gli racconta la storia. No, elle racconta la storia a sua mamma. E lei racconta la storia a sua mamma. Et alors, la maman lui dit, mais bien sûr que je t'ai posé dans ton lit et que j'ai fait autre chose. E la mamma gli dice, ma è sicuro che io ti ho messo nella culla e mi sono messa a fare altro? Parce que j'ai jamais cru que tu allais mourir. Perché nemmeno per un istante ho creduto che tu potessi morire. C'était ridicule ce que les médecins ont dit. Era ridicolo quello che hanno detto i medici. Moi je savais que tu allais vivre et la preuve c'est que tu es bien vivante. Io sapevo che saresti vissuta e la prova è che sei proprio viva. Et c'était comme si ça, quelque chose en elle se lâchait. E qualche cosa in questa donna è stato rilasciato. Était rassurant. E ha vissuto una cosa rassicurante. Et ensuite, toute son histoire, sa problématique a disparu. E poi tutta la sua storia, la sua problematica, pian piano è scomparsa. Parce qu'elle ne nourrissait plus la forme pensée d'origine. Perché ha smesso di nutrire la forma di pensiero, la forma pensiero originale. Donc c'est quelque chose d'important. Quindi è qualcosa di importante. Ouais. Certo, Anne. Ah. Questa tua spiegazione, questa tua introduzione alla comprensione di quello che sono le forme pensiero ci fa capire come si abbia anche noi una visione diversa e limitata di che cosa sia un pensiero, o meglio, degli effetti che producono i nostri pensieri. Che non passi sulla nostra realtà. Come risolvi ecco, questa distorsione di pensiero, ecco. Mal compréhension, cette... Oui, alors on peut forcément, par exemple, elle a résolu ça parce qu'elle a remis les choses à leur place. Ma lei ha risolto questo, per esempio, perché ha rimesso le cose al suo posto. Elle a revu l'histoire autrement. Ha rivisto la storia in modo diverso. Elle a compris les choses différemment. Ha compreso le cose in modo diverso. Et à ce moment-là, ça a commencé à guérir son histoire. E questo ha iniziato a guarire la sua storia. Parce que une forme pensée, si vous ne la nourrissez plus, perché una forma pensiero, elle disparaît. Se smettete di nutrirla, sparisce. C'est le fait de la nourrir tout le temps qui lui donne de l'énergie. È il fatto di nutrirla continuamente che gli dà dell'energia. Mais il faut savoir qu'une forme pensée, non seulement ça nous prend de l'énergie. Ma dovete sapere che una forma pensiero non solo ci prende l'energia. Ça occupe notre mental. Ma occupa il nostro mentale. Donc, mais ça ne fait pas un effet que sur nous. Ma non ha effetto solo su di noi. Et c'est là où c'est important et c'est là où on peut agir de façon énorme. Ed è là che è importante ed è là che possiamo agire in modo enorme. C'est-à-dire qu'une forme pensée, par exemple, une partie de cette forme pensée va aller dans ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire un grand sac. Una parte di questa forma pensiero va in quella che noi chiamiamo un'egregora, che è un grande, come un grande sacchetto. Par exemple, si c'est une forme pensée qui contient de la tristesse, se è una forma pensiero che per esempio contiene della tristezza, elle va rejoindre le sac où qui récupère toutes les tristesses, les pensées de tristesse du monde. Va a raggiungere, si infila nel sacco che raccoglie tutti i pensieri di tristezza del mondo. Mais un catalizzatore. Un catalizzatore. Mais cet égrégore, cette espèce de sac. Ma quindi questo égrégore, questa specie di sacco. Lui, il va se remplir, se remplir. Si riempie sempre di più.
Et avec nos pensées de tristesse mondiale. Et con i nostri pensieri di tristezza mondiale. Il va aller vers les personnes qui sont tristes et qui ont envie, par exemple, de se suicider. Va verso le persone che sono tristi e che magari in quel momento hanno voglia di suicidarsi. Et il va leur donner l'énergie d'accomplir leur geste. E gli dà l'energia che gli serve per compiere questo loro gesto. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement important. E questa cosa io la trovo molto importante. Parce que ça veut dire que par nos formes pensées, par nos pensées, perché questo vuol dire che attraverso le nostre forme pensiero, i nostri pensieri, on alimente des énergies, alimentiamo delle energie qui nous relie, qui nous rendent responsables de ce qui se passe dans le monde, che ci collegano tutti e ci rendono responsabili di ciò che accade nel mondo. Siamo dei grandi creatori. Siamo dei grandi creatori. Sì, siamo dei grandi creatori. Et souvent c'est ce qu'on oublie. Ed è, questa è una cosa che dimentichiamo troppo spesso. On a l'impression que c'est pas grand chose, que abbiamo l'impressione che non sia grave. On peut envoyer les pensées comme ça. Che possiamo inviare i pensieri così. Mais ça a une action extrêmement puissante. Ma ha un'azione estremamente potente. Par exemple, avec les histoires de coronavirus. Per esempio, col coronavirus, queste storie qua. Il y a eu toute une énergie de peur, de colère aussi. Una grande energia di paura, di collera. Mais il faut savoir que tout ça, ça alimente des personnes qui, elles, sont violentes. Ma bisogna sapere che questo alimenta delle persone che sono violente. E qui même à l'autre bout de la terre vont accomplir des gestes de violence. Che anche dall'altra parte della terra compieranno dei gesti di violenza. Et nous sommes, je dirais pas que nous sommes coupables parce que ça sert à rien. E non direi che siamo colpevoli perché non serve. Mais nous y contribuons, donc nous sommes responsables. Ma noi contribuiamo, quindi siamo responsabili. Et évidemment dans le sens inverse. Quand il y a des pensées d'amour, quand il y a des pensées de joie, de... Il senso, dall'altra parte, quando ci sono pensieri di amore, di gioia. On va nourrir des sacs, des égrégores. Nutriamo dei sacchi, delle egregore. Qui vont déverser leur énergie sur des personnes qui déjà essaient d'accomplir de belles choses. Che riversano la loro energia su delle persone che già cercano di compiere delle belle cose. Donc si on veut que le monde change, se vogliamo che il mondo cambi, il faut vraiment qu'on devienne les maîtres de nos pensées, dobbiamo diventare i maestri dei nostri pensieri, et de nos émotions, e delle nostre emozioni, au lieu d'être à chaque fois leurs serviteurs, al posto di essere sempre i loro servitori. On est toujours agité par des émotions, agité par des pensées. Siamo sempre agitati da emozioni, da pensieri, qu'on ne contrôle absolument pas, che non controlliamo assolutamente. Donc c'est vrai que c'est important actuellement de comprendre le mécanisme. È importante quindi attualmente comprendere questo meccanismo. Pour pouvoir nourrir ce qu'on veut voir sur Terre. Per poter nutrire ciò che vogliamo vedere sulla Terra. Souvent, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on est contre un dictateur. Spesso vi do un esempio, siamo contro un dittatore. Mais toutes les énergies qu'on va mettre contre ce dictateur. Ma tutte queste énergies che mettiamo contro questo dittatore, di collera, des pensées d'injustice, de colère, di ingiustizia, vont nourrir et contribuer à ce que les dictateurs existent. Contribuiranno e nutrono il fatto che i dittatori esistono. Ed è in questo senso che siamo responsabili. Certo, ma e Anna, tu parlavi dell'attualità e quindi del Covid-19. Oui, ma noi vediamo che ad oggi c'è ancora molta gente che vive sotto la pressione della paura. Tanti non escono ancora. Sulla peur, maintenant encore. Alors, il faut savoir aussi. Bisogna anche sapere que vous ne nous, que avec nos pensées donc on nourrit cette espèce d'égrégore aussi, hein, d'accord. Con i nostri pensieri nutriamo questa specie di egregora, d'accordo? Donc, ça nous nuit à nous. Quindi questa cosa nuoce a noi stessi. On est relié à toutes les personnes du monde aussi par nos pensées. E attraverso i nostri pensieri siamo collegati a tutte le persone del mondo. Mais en même temps, ça nourrit des entités de l'invisible qui se nourrissent de nos peurs. E al tempo stesso, questa cosa nutre delle entità dell'invisibile che loro si nutrono delle nostre paure. Et ces entités, elles vont, disons que ce sont des entités qui n'ont pas de corps. E queste entità sono entità che non hanno un corpo. Et c'est ce que souvent les Esséniens appellent les entités maladies.
sono quelle che spesso gli esseni chiamavano entità malattia. Che sono aimantate par nos pensées, che sono attirate par nos pensées. Che sono attirate come delle calamite dai nostri pensieri. Ah, evidentemente, ils sont pas attirés par des pensées de lumière. Ovviamente non sono attirate da pensieri di luce. Ce sont des entités qui ont besoin de se nourrir de peur, de nourrir de violence, de tout ça. Sono entità che hanno bisogno di nutrirsi di paura, di violenza, de tristesse, di tristezza. De toutes ces pensées nocives. Di tutti questi pensieri nocivi. Et plus on en émet, e più ne emettiamo, plus ces entités ont besoin de cette nourriture et tournent autour de nous. Più queste entità hanno bisogno di questo cibo e girano intorno a noi. Ce qui veut dire qu'on est en train de nourrir involontairement, bien sûr. Il che vuol dire che stiamo nutrendo in maniera involontaria. Des entités de l'invisible. Le entità dell'invisibile. Qui vont faire comme une chape de plomb au-dessus de la planète Terre. Che creano come una cappa di piombo sul pianeta, intorno al pianeta Terra. Et on va se retrouver dans une espèce de matrice. E ci ritroviamo in una specie di matrice. Qui va être lourde et difficile à dégager. Che è pesante e difficile da far partire. Donc ça, c'est encore un autre, disons un autre point des formes pensées. Questo è un altro aspetto, un altro punto delle forme pensiero. Donc il faut vraiment en ce moment se demander qu'est-ce qu'on a envie de nourrir. Quindi in questo momento bisogna davvero chiedersi che cosa abbiamo voglia di nutrire. Est-ce qu'on veut servir de nourriture à des entités de ce type? Vogliamo servire da cibo per entità di questo tipo? Qui vont essayer de plus en plus de provoquer chez nous des émotions négatives. Che cercheranno sempre di più di creare in noi delle emozioni negative. Parce que c'est ce qui leur sert de nourriture. Perché è ciò che gli serve da cibo. Elles sont pas plus méchantes que d'autres. Non è che siano più cattive rispetto ad altre. On n'a pas besoin de lutter contre elles. E non abbiamo bisogno di lottare contro di esse. Il faut juste ne pas les nourrir. Bisogna semplicemente smettere di nutrirle. Elles ont pas besoin nous n'avons pas besoin de ce type de nourriture, de servir de nourriture. Noi non abbiamo bisogno di servire da nutrimento, da cibo per queste entità. Et de savoir qui on veut. C'è da aggiungere anche. E vogliamo, bisogna sapere chi vogliamo invitare alla nostra tavola. Sì, di fatto, quello che volevo dire a Anne è che forse appunto ci dobbiamo proprio rendere conto che è in virtù di quello che noi pensiamo e quindi di ciò che noi creiamo, attiriamo intorno a noi, giusto? Penso on attire des choses autour de nous. Bien c'è sûr. L'origine, se non penso. Oui, 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 et les émotions. Esiste le emozioni. Questo campo energetico, queste egregore comunque esistono perché noi gli permettiamo di esistere. Bien sûr. Noi dobbiamo farli morire di fame. Oui, il faut arrêter de les nourrir. Bisogna smettere di nutrirle. Alors les formes pensées, c'est vrai qu'il y a un certain travail qui permet petit à petit de découvrir. Con le forme pensiero c'è un certo lavoro che piano piano permette di scoprirle. Mais déjà, quand vous voyez que vous êtes toujours avec les mêmes types de situations, ma già quando vedete che vi attirate sempre lo stesso tipo di situazioni, là vous pouvez vous dire que vous avez toujours le même type de réaction, peut-être disproportionnée par rapport à l'événement, e che avete sempre lo stesso tipo di reazione che spesso è sproporzionata rispetto all'avvenimento stesso. Alors là, vous savez que derrière il y a une forme pensée. Là, sapete che dietro c'è una forma pensiero. Alors, il y a les dobbiamo formes. Prenderci le nostre responsabilità. Nous sommes responsables, bien noi entendu. Siamo responsabili sicuramente. Il y a pas de dictateur, il y a pas de là on a l'impression d'être soumis à des personnes qui veulent nous réduire à néant. Non ci sono dei dittatori, in questo momento abbiamo l'impressione di essere sottomessi a delle persone che ci vogliono ridurre a nulla. Mais c'est parce qu'on croit qu'on est impuissant. Ma perché crediamo di essere impotenti. On est puissant. In realtà siamo potenti. Mais c'est pas parce qu'on va descendre et se battre qu'on va être plus puissant. Ma non è perché scendiamo in piazza e ci battiamo che saremo più potenti. Si rien ne change en nous, perché se niente cambia in noi, on peut sortir dans la rue et se battre. Possiamo scendere in strada e batterci. On sera toujours perdant. Saremo sempre perdenti. Parce que de l'autre côté, perché ils sont bien mieux organisés que dall'altra parte sono molto meglio organizzati rispetto a noi. Et que non seulement ils sont mieux organisés, mais en plus ils sont unis. E non solo sono meglio organizzati, sono anche uniti. Tandis que nous, dans nos domaines, dans les domaines de la spiritualité ou de la spiritualité, par mentre exemple, noi nei nostri campi, in particolare in quello della spiritualità,
Mais on n'est pas forcément unis. Non siamo tanto uniti. On est toujours en train de se demander si l'autre a raison, si on n'a pas le meilleur maître, si on n'a pas la meilleure façon de penser. Ci stiamo sempre chiedendo se l'altro per caso non ha ragione, se noi non abbiamo il miglior maestro, se noi non abbiamo il miglior modo di pensare. Et c'est ce qui nous perd. Ed è la cosa che ci fa perdere. Mais ce que je voulais rajouter aussi, ma quello che vorrei aggiungere par rapport aux formes pensées, rispetto alle forme pensiero, c'est que les formes pensées en plus ont une autre action. È che le forme pensiero hanno anche un'altra azione, che è aussi très important. E che è altrettanto importante. C'est qu'elles sont créées par nous, enfin par nous donc tous, sur le plan mental. Che sono create da noi tutti sul piano mentale. Mais il faut savoir que notre plan mental est relié au plan mental de la planète Terre. Ma dobbiamo sapere che il nostro piano mentale è collegato al piano mentale del pianeta Terra. Ce qui veut dire que, en fait, tous les grands axes de circulation qui sont sur la planète Terre. Et che vuol dire che tutti i grandi assi di circolazione che sono sul pianeta Terra sont vraiment. Ça me perturbe là. Ouais, ferme la porte, peut-être, non? C'est les axes de circulation de la planète Terre sont empoisonnés par nos formes pensées. Io ne approfitto mentre Francesca si è alzata. Oui, on va attendre Francesca. Gli assi di circolazione del pianeta Terra sono disturbati dalle forme pensiero. C'è il cane di Anne che vuole partecipare alle conferenze e voleva entrare, ma poi si mette a abbaiare. Allora l'abbiamo. L'avete fatto entrare? No, perché poi abbaia, poi sentite solo lei. Allora, ce que je voulais dire, c'est que. En fait, alors un jour, dans mes premières expériences, et ça j'en ai beaucoup parlé. Allora, un giorno, nelle mie prime esperienze di questo io ne ho parlato tanto. J'étais sortie de mon corps physique. Ero uscita dal corpo fisico. Et puis j'entendais la voix de mon guide qui me disait mais éloigne-toi de façon à voir la Terre, la planète Terre de loin. E sentivo la voce della mia guida che diceva allontanati in modo da vedere il pianeta Terra da lontano. Et je me suis éloignée, effectivement, et à un moment donné, j'ai vu la planète Terre. Mi sono allontanata e a un certo punto ho visto il pianeta Terra. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Et la mia guida mi ha detto, cosa vedi? Et je voyais une planète entourée d'un halo gris comme un corps malade. E vedevo il pianeta circondato da un alone grigio, come un corpo malato. Avec des petits points bleus par endroit. Ma con alcune puntoline blu, un po' di qua, un po' di là. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Et non capivo tanto cosa stavo vedendo. Et j'ai retrouvé mon guide sur les plans subtils. Et ho ritrovato la mia guida sui piani sottili. Et à ce moment-là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que ça veut dire? E gli ho chiesto, cosa ho visto? Cosa vuol dire? Et il me dit, en effet, ce que tu as vu, c'est la terre qui est malade. Et mi ha detto, in effetti, quello che hai visto è la terra che è malata. Et je dis, alors, et les petits points bleus? E io gli ho detto, ma i piccoli puntolini blu? E il mi dice, c'est les personnes qui, volontairement ou même sans le savoir, mi ha risposto, sono le persone che volontariamente o magari senza saperlo, font un travail ou travaillent avec amour ou font de belles choses. Fanno un lavoro con amore, fanno delle belle cose. Et aussi des lieux qui sont énergétiquement très positif. E anche dei luoghi che sono energeticamente positivi. Il dit ça éclaire petit à petit l'ombre qui règne sur la planète. E mi ha spiegato la planète. Che questo rischiara piano piano l'ombra che circonda il pianeta. Et il a alors je lui dis est-ce que c'est la pollution aussi qui crée ça? E gli ho chiesto ma quest'ombra da cosa è creata dall'inquinamento? Et là, il m'a dit une chose qui m'a fait énormément réfléchir. Et là, mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo. Il m'a dit, ah, la pollution physique, c'est pas grand-chose. Mi ha risposto, l'inquinamento fisico non è un granché. Elle vous paraît importante. Vi sembra importante. Elle est importante. È importante. Mais si on a, mais vous avez les moyens pour pouvoir l'éradiquer rapidement. Ma avete tutti gli strumenti per poterlo eradicare rapidamente. Mais ces moyens ne vous sont pas autorisés. Ma questi strumenti non siete autorizzati a utilizzarli. Par contre, però, la planète est malade de la pensée des humains. Il pianeta è malato del pensiero degli esseri umani. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. E questo è molto più difficile da far partire. Parce qu'il faut que vous ayez conscience. Perché dovete avere coscienza. Du pouvoir que vous avez à régénérer ou à abîmer. Del qui vous potere che avete nel rigenerare o nel rovinare ciò che vi circonda.
C'est pour ça que souvent je propose de faire des visualisations, il faut apprendre à visualiser très précisément. Per questo che io spesso vi propongo delle visualizzazioni, bisogna imparare a visualizzare molto precisamente. Et de vraiment visualiser la planète Terre comme on voudrait qu'elle soit, avec de la lumière, avec de l'abondance. E visualizzare il pianeta Terra come vorremmo che fosse, con della luce, con dell'abbondanza. Avec des gens joyeux. Con persone gioiose. Avec de l'amour. Con dell'amore. Non, parce que c'est ce qui va petit à petit transformer les choses. Perché questo è quello che piano piano cambierà le cose, le trasformerà. Et savoir que il faut boycotter ce qu'on ne veut pas voir. E sapere che dobbiamo boicottare ciò che non vogliamo vedere. Parce que quand on dit arrêtons de nourrir des pensées qui ne sont pas saines. Quando diciamo di smettere di nutrire dei pensieri che non sono sani. Il faut aussi qu'on ait une certaine logique. Dobbiamo avere una certa logica. Par exemple, si on aime les animaux, ben on mange pas les animaux. Mettiamo, se amiamo gli animali, non mangiamo gli animali. Et on refuse les tortures animales. E rifiutiamo le torture animali. Et on refuse de porter des choses qui sont dues à des tortures animales. E rifiutiamo di indossare delle cose che derivano dalle torture animali. Si on est contre, par exemple, si on ne veut pas avoir les pesticides ou des produits destructeurs sur nous. Se non vogliamo vedere i pesticidi o altri prodotti distruttori su di noi, il faut qu'on fasse des choix dans nos achats. Dobbiamo fare delle scelte quando andiamo a comprare. Sur notre site, on a mis un, et je crois qu'on l'a mis aussi pour l'Italie, un test. Sul nostro sito, probabilmente c'è anche in italiano, abbiamo messo un testo. Qui dit combien de personnes, combien d'esclaves travaillent pour vous. Che è un sito che ti dice quanti schiavi lavorano per te. Et ça veut dire que à chaque fois qu'on achète quelque chose à bas prix, il che vuol dire che ogni volta che compriamo qualcosa che costa veramente poco, ça veut dire que derrière il y a des esclaves qui travaillent. Vuol dire che dietro ci sono degli schiavi che hanno lavorato. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut voir? È questo che vogliamo vedere. Donc c'est pas en agressant ces personnes-là que ça va changer. Non è aggredendo queste persone che cambieranno le cose. Mais en changeant en nous notre façon d'être. Ma cambiando in noi il nostro modo di essere. Et je trouve que c'est là vraiment il faut se rendre compte de l'importance et du pouvoir que nous avons. On a du pouvoir. E quindi là bisogna davvero rendersi conto dell'importanza del potere che abbiamo perché abbiamo del potere. Vous imaginez par exemple que tout le monde tout d'un coup ou que même pas tout le monde mais une petite partie du monde. Immaginatevi che tutti o almeno anche solo una parte delle persone disent on arrête d'avoir peur. Dicesse smettiamo di avere paura. On arrête de nourrir les pensées de peur. Smettiamo di nutrire i pensieri di paura. On dit ce qu'on a à dire. Diciamo ciò che vogliamo dire. Et on se positionne comme on veut. Ci posizioniamo come vogliamo. Mais vous allez voir qu'à ce moment-là le monde change. E vedrete che in quel momento il mondo cambierà. Je disais la fois dernière qu'il y avait 1% des personnes qui dirigent ce monde. La volta scorsa dicevo che c'è l'1% degli esseri umani di persone che dirige il mondo. Mais ces personnes-là, évidemment, elles dirigent le monde parce que nous le voulons bien. Ma queste persone dirigono il mondo perché noi lo vogliamo. Et de la même façon qu'on nourrit les formes pensées. Nello stesso modo in cui nutriamo le forme pensiero. Et qu'on nourrit des entités qui se nourrissent de ça. Nutriamo delle entità che si nutrono di questo. On donne aussi, on nourrit aussi ces 1% qui dirige le monde. E quindi nutriamo anche questo 1% che dirige il mondo. In questa scelta, Anna, in questa scelta, quindi scegliere di voler pensare così, ecco, non è facile. Leggevo la domanda di una nostra ascoltatrice, dice: questa domanda è molto interessante, molto legata a quello che tu stai dicendo. E lei dice, ma come facciamo? Come si può fare? Se ad esempio nella stessa famiglia, no? Dice Sara, se nella stessa famiglia ci sono persone che sono bloccate nelle loro forme pensiero di rancore e di risentimento, no? Come si fa ad aiutarli? Cioè, per riuscire a venire fuori, visto che loro... sembra che si allontanino sempre più uno dall'altro con questi rancori e risentimenti familiari, quindi all'interno, ecco, no? Sino a arrivare all'autodistruzione, ecco, come si fa? Ha fatto una domanda molto interessante perché poi riguarda anche l'entourage, no? Anche non nella famiglia, ma appena fuori dalla famiglia, oppure anche nell'ambito lavorativo, cioè non è
non è facile. C'è un'altra nostra ascoltatrice ha chiesto, ma cos'è? Cioè, è una questione di DNA, cioè, per riuscire, no? Ecco, a avere questa capacità. Cioè, che cosa possiamo fare noi per riuscire a correggere i nostri pensieri e a dare davvero questo grande contributo, come dici tu, Anna, per cercare di cambiare il mondo, perché siamo tutti collegati, no? Siamo tutti collegati, giusto? Allora, già la deuxième question. Seconda domanda, partiamo da quella. C'est pas une question d'ADN. Non è una questione di DNA. C'est une question d'entraînement. È una questione di allenamento. Il faut s'entraîner comme on s'entraîne pour le sport, pour apprendre une langue, pour... Allenarsi come si fa con lo sport. Et accepter de ne pas réussir du premier coup. Et accepter de ne pas réussir à l'initio. On peut se tromper, on peut mal faire les choses. Il faut aller petit à petit. Si possono fare le cose male, un passo alla volta. Il ne faut pas vouloir prendre des trop grosses bouchées. Non bisogna voler fare i bocconi troppo grossi. Et même si on a juste un petit rôle. E anche se abbiamo solo un piccolo ruolo. Ça n'a pas d'importance, on est important quand même. Non ha importanza, siamo comunque importanti. On n'est pas obligé de faire de grandes choses. Non abbiamo bisogno di fare grandi cose. Il y a une amie qui disait justement dans le film qu'on a fait là sur le courage au service du vivant. Nel film che abbiamo fatto, che si chiama Il coraggio al servizio della vita, c'è un'amica che raccontava. Et elle dit, mais dans un orchestre. In un orchestra. Il y a juste la personne qui a le petit triangle et puis qui fait gling. La persona che ha il piccolo triangolo e fa gling ogni tanto. Beh, si elle n'était pas là, ça serait différent. Se non ci fosse. Elle est importante aussi. Sarebbe diverso, quindi anche lei è importante. Donc il faut prendre des petits pas, commencer par des petites choses. Quindi bisogna iniziare con dei piccoli passi, iniziare et da piccole cose. On viendra de plus en plus entraîné. E poi diventeremo sempre più allenati. Au début, on tombe dans le même piège, on se dit mince, je me suis encore mis en colère pour ça. E all'inizio si cade sempre nelle stesse trappole, si dice ah, mi sono ancora arrabbiato per questo. Et puis après, petit à petit, on se dit on voit venir les choses avant qu'elles n'arrivent. E poi piano piano iniziamo a vedere le cose prima che accadano. Et puis quelquefois on tombe dans le panneau. E a volte ci ritombiamo dentro, ci ricadiamo dentro. Et puis petit à petit on va prendre du recul. Ma pian piano prendiamo una distanza. Et après ça va disparaître de nos vies. E poi questa cosa sparisce dalle nostre vite. Par contre, quand on a dans la famille des personnes qui sont négatives ou qui sont pleines de rancœur. Ma quando nella famiglia ci sono delle persone che sono negative, piene di rancore. Plus vous allez essayer de les aider. Più cercate di aiutarle, più ça sera compliqué. Più sarà complicato. Ce qui est important, quello c'est che è importante, d'accepter qu'elles soient comme ça. Di accettare che siano così. Et de les accepter intégralement comme elles sont. Di accettarle integralmente così come sono. Elles apprendront d'une autre façon, elles ont leur expérience. Impareranno in un altro modo, hanno le loro esperienze. Elles ont le moment où elles vont peut-être découvrir autre chose. Hanno il momento in cui magari scopriranno qualcos'altro. On peut pas savoir pourquoi une personne vit telle ou telle chose. Non possiamo sapere perché una persona vive una tale cosa o un'altra. Et on peut pas lui demander d'aller au même rythme que nous. E non possiamo nemmeno chiedergli di andare allo stesso ritmo nostro. Si vous comprenez quelque chose et que ça vous paraît évident. Se voi capite qualcosa e questo vi sembra ovvio. Ça ne veut pas dire que la personne de la famille, elle va comprendre. Non vuol dire che l'altra persona della famiglia capirà la stessa cosa. Mais simplement le fait d'avoir une attitude aimante et compréhensive, d'acceptation. Ma il semplice fatto di avere un atteggiamento amorevole, comprensivo e di accettazione. Je ne dis pas d'être d'accord, mais d'accepter ce qu'elle est. Non dico di essere d'accordo, ma di accettare la persona così com'è. Et à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont changer. A quel punto vedrete che le cose cambieranno. C'est ça qui est important. Ed è questo che è importante. E ci chiede un'altra nostra ascoltatrice se fare questo può servire anche a migliorare il nostro karma. Ça peut aider à améliorer notre karma? Faire ça? De faire quoi? Beh, di trasformare le nostre forme pensiero. Trasformare le forme pensiero, oui, no? Bien sûr. Se aiuta il karma. Forcément. Chaque pas où on fait un pas en avant, ogni volta in cui facciamo un passo in avanti, va transformer notre histoire. Questo trasforma la nostra storia. Tout ce que vous allez faire de positif dans votre vie ou de beau, tutto ciò che fate di positivo o di bello nella vostra vita, va faire en sorte que votre futur sera différent. Farà in modo che il vostro futuro sia diverso. Dans votre présent, vous êtes en train de fabriquer votre futur. Nel vostro presente state fabbricando il vostro futuro.
Donc sûr. Quindi sì, sicuramente. E anche un'altra domanda che hanno fatto prima, che era anche questa interessante, se serviva fare le regressioni Le regressioni sono utili. per lavorare sulle nostre forme pensiero. Sulle Quindi forme. le scuole di Weiss sulla regressione, per andare a vedere, ad esempio, quello che può essere stato quello che ho spiegato prima, no? Delle esperienze, delle forme pensiero di quando noi eravamo bambini. Ecco, quindi identificare queste forme pensiero attraverso una regressione può servire oppure non è necessario andare in regressione per modificare le proprie forme pensiero? Oppure serve andare in regressione per scoprire invece l'origine delle nostre forme pensiero? Allora, oui et non. Vi risponderebbe sì e no. C'est-à-dire qu'une régression, quand on s'en sert pour vraiment, parce qu'on est coincé quelque part, Una regressione, quando ce ne serviamo perché siamo bloccati da qualche parce qu'on parte, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, perché non arriviamo a capire quello che sta accadendo, peut aider. può aiutare. Mais quelquefois, il y a des personnes qui vont se servir de la régression et de leur passé Ma alcune volte le persone si serviranno della regressione del loro passato pour en faire une excuse pour ce qu'elles sont maintenant. la utilizzeranno come scusa per ciò che sono adesso. Par exemple, en disant, ah oui, mais mes parents ne m'ont pas aimé comme il fallait, Per esempio, etc. si diranno: Ah, ma i miei genitori non mi hanno amato come avrebbero dovuto. Et dans ce cas-là, ça sert à rien. E in quel caso non serve a niente. Je veux dire, ce ne sont pas les autres qui sont fautifs. Perché non sono gli altri che sono colpevoli. Il faut qu'on prenne nos responsabilités Dobbiamo davvero prendere le nostre et responsabilità. qu'on se dise, ok, je me suis choisi des parents comme ça, je me suis choisi des événements comme ça. E dobbiamo dirci, ok, mi sono scelta questi genitori, fatti così, mi sono scelta questi avvenimenti di questo tipo. Il y a une raison forcément. C'è sicuramente una ragione. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, adesso cosa faccio con tutto Et questo? c'est surtout ça qui est Ed important. è soprattutto questo che è importante. Certo, difatti è un po' come dire io scopro in una regressione che sono morta annegata e in questa vita ho la fobia dell'acqua e ho paura di imparare a nuotare. Aver scoperto di essere morto annegato non ti aiuta a superare, Quale fede a volte perché te non la ti porta? aiuta a imparare a nuotare, no? Devi prenderti la tua responsabilità di fare l'esercizio di imparare a nuotare. Ma non ti cambia la paura dell'acqua, no? Sapere che tu magari nella vita precedente sei morto annegato. Voilà, oui, ça peut aider, disons, Può aiutare. ça nourrit le mental, quoi. Può aiutare, ma al tempo stesso nutre il Et mentale. à notre époque, on a besoin justement de lâcher le mental pour aller vers plus d'intuition, pour... E nella nostra epoca abbiamo bisogno di lasciare il mentale per andare verso maggiore intuizione. pour aller vers plus de sensibilité, Per andare verso maggior sensibilità, per pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ascoltare ciò che accade all'interno di noi e et pour faire vraiment confiance à notre âme. per avere davvero fiducia nella nostra anima Et savoir que quelquefois elle choisit des choses pour nous e sapere che a volte sceglie qualcosa per noi qu'on aurait préféré éviter, che avremmo preferito evitare, mais que si elle les choisit pour nous, c'est que vraiment ça nous sert. ma se le sceglie per noi vuol dire che davvero questa cosa ci serve. Et à partir de là, quand on fait vraiment confiance à notre âme et à ce qu'elle nous propose, E da quel momento in poi, se davvero abbiamo fiducia nella nostra anima, in ciò che ci propone, à ce moment-là, on commence à aller vers une direction qui va nous paraître beaucoup plus simple. La vie va nous paraître plus simple. allora iniziamo ad andare in una direzione in cui poi la vita ci sembra davvero molto più semplice. Souvent, la vie nous paraît compliquée Spesso la vita ci sembra parce qu'on complicata. a des formes pensées qui créent en nous une lutte Perché ci sono delle forme pensiero che creano in noi una lotta, ou des peurs, o delle les paure, peurs de ce qui pourrait nous paura arriver. di ciò che potrebbe accadere, Et si on lâche, qu'est-ce qui va se e se passer? lasciamo cosa potrebbe accadere? Et si on fait confiance, comment ça va être? E se invece abbiamo fiducia, cosa succederà? Et tout ça, toutes ces craintes, toutes ces peurs, ça nous fait rester en arrière. E tutti questi timori, queste paure ci fanno rimanere indietro. Alors que maintenant, vraiment, à ce moment, en ce moment précis, on n'a plus le choix. Mentre in questo momento preciso, non abbiamo più la scelta. Si on reste en arrière, la planète ne pourra pas continuer à être comme ça. Se rimaniamo indietro, il pianeta non potrà continuare a essere così.
E c'è vraiment important d'avancer. È davvero importante andare avanti. Sì. Sì, sì, no, voglio rinforzare quello che tu stai dicendo, anche perché un'altra nostra amica ha fatto questa domanda, Simona. Simona, lei dice, ma se con le visualizzazioni, no? Con il potere della visualizzazione, no? Quindi con le visualizzazioni noi possiamo guarire la Terra, nello stesso modo il pianeta, nello stesso modo in cui possiamo guarire anche il nostro corpo. Quindi ci serve fare delle visualizzazioni che portano luce, forza, energia al pianeta Terra, al di là dei nostri pensieri prodotti nel nostro vivere quotidiano, invece orientare proprio attraverso una visualizzazione l'energia e creare questa forma pensiero del pianeta, così come possiamo fare. Ok, è importante. C'est important. Et moi, souvent, je propose deux façons de faire. Io in genere propongo due modi di fare. C'est-à-dire, il y en a une où on visualise vraiment la planète la plus belle qui soit. In uno visualizziamo il pianeta il più bello possibile. Et en pleine santé. Con perfetta salute. Avec des rivières qui coulent, avec des fiumi che avec scorrono. De la nourriture pour tous, avec cibo per tutti gli abitanti. De l'abondance. Con abbondanza. Et avec des gens qui s'aiment, enfin, quelles que soient les races et quelles que soient les idées. Che si amano, a prescindere dalle razze, dalle idee che hanno. Et puis il y a une autre façon de faire aussi. E poi c'è anche un altro modo di fare. C'est vraiment se remplir et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois ces derniers temps. È una cosa che ha fatto spesso ultimamente. C'est vraiment fare anche. Se voir rempli di lumière jusqu'à devenir complètement doré. Vedersi, riempirsi di luce fino a diventare completamente dorati. Et voir la planète Terre devant nous ou voir les personnes devant nous. E vedere il pianeta Terra di fronte a noi, vedere le persone di fronte a noi. Et par un phénomène de physique quantique. E per un fenomeno di fisica quantistica. À ce moment-là, même si on ne va rien envoyer. Anche se non inviamo niente. Mais il va y avoir une espèce de comment d'échange de résonance. È una specie di scambio di risonanza qui va faire que la planète va bénéficier de toute l'énergie d'amour et de doré qui est en nous. Che fa sì che il pianeta beneficia di tutta l'energia di amore e dorata che è in noi in quel momento. Un amplificatore. Un amplificatore, ouais, c'est ça. Et donc deux façons de faire, mais qui sono due modi diversi di fare. Et quand la première façon, par exemple, quand il vous voyez modo, per esempio, la planète dans belle, mais quando ça peut être il pianeta bello, pour les chanteurs, ça peut être en chantant, per chi sa cantare può essere cantando, pour un peintre, ça peut être en faisant une peinture, per un pittore può fare una pittura, ça n'a pas d'importance, non ha importanza. Faites ce que vous savez faire. Fate ciò che sapete fare. Mais faites du beau. Ma fate delle cose belle, fate del bello. Et vous allez voir que là, ça change. E vedrete che là le cose cambieranno. Ci sono tante domande e ci sono anche tante domande della volta scorsa, Anna, ti devo dire. Ce n'era una importante e molto diverse importanti della volta scorsa. Così. Io vorrei solo, cioè, concludere prima il discorso delle forme pensiero, no? Sì. Diciamo allora, prima di tutto, facciamo un po' una graduatoria delle cose importanti che dobbiamo fare attraverso il nostro pensiero per creare beneficio per noi e per il pianeta intero. Fa anche rima. Sono solo delle liste priorità, entre guillemets. De priorità, allora, c'est déjà de voir quels sont nos mécanismes qui recommencent tout le temps. Allora, innanzitutto, vedere quali sono i nostri meccanismi che ricominciano sempre. Parce que quand on commence à voir quelle est notre forme pensée. Perché quando iniziamo a vedere quali sono le nostre forme pensiero. C'est comme un secret quand il est dit. È come un segreto. Quando è svelato. Il va perdre sa force. Perde la sua forza. Il perde son énergie. E perde la sua energia. Et de sa puissance. E perde la potenza. Donc déjà ça va nous libérer déjà. Già questo ci libera. Et quand on voit qu'il y a des pensées négatives qui nous arrivent ou de tristesse, ça arrive. E quando vediamo che ci sono dei pensieri negativi o di tristezza che ci arrivano. Quelquefois on ne sait même pas pourquoi.
Et à volte, nous ne savons même pas le pourquoi. Faire quelque chose qui va nous rendre plus joyeux. Faire quelque chose qui nous rend plus joyeux. Et vous allez voir que petit à petit, ça va être la joie ou la beauté ou et vedrete che pian piano le rire. La gioia, la bellezza, il ridere. Ou l'acceptation, ou le lâcher prise. Il lasciare la presa. Vont petit à petit prendre une place importante. Piano piano prenderanno un posto importante. On ne lutte pas contre une forme pensée. Perché non si lotta contro una forma pensiero. On ne lutte pas contre une pensée. Non si lotta contro un pensiero. Parce que plus vous luttez contre elle, plus vous la nourrissez, plus vous lui donnez l'importance. Lottate contro di essi, più gli date forza e importanza. Donc ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, quello che è importante è che a un certo punto vous la remplaciez par autre chose. Dovete sostituirle con qualcos'altro. Et quand vous la remplacez par quelque chose de différent, de positif, quando la sostituite con qualcosa di diverso, di positivo, c'est ça qui petit à petit va prendre la place. È questo che pian piano prenderà il posto. De la même façon qu'on ne lutte pas contre un défaut qu'on voudrait voir disparaître. Nello stesso modo in cui non si lotta contro un difetto che vorremmo vedere sparire. Vous le remplacez par la qualité que vous aimeriez avoir. Ma lo sostituite con la qualità che vorreste avere. Et puis il faut accepter de se tromper. Poi bisogna accettare di sbagliarsi. Accepter de ne pas y arriver du premier coup. Accettare di non farcela subito. Et puis arriver de faire ce qu'on peut. E cercare di fare quello che potete. Et ça c'est important aussi. E questo è importante. Et savoir que c'est important d'être conscient. È importante essere coscienti. Que l'individu qui est à l'autre bout de la terre, che l'individuo che è dall'altra parte della terra, lui aussi, il est en relation avec nous, même lui, si nous on ne le connaît pas. Anche se non lo conosciamo, è in relazione con noi. Et ce qui est très important, c'est de savoir. È una cosa molto importante è sapere que à chaque fois qu'on va se mettre debout, se lever à l'intérieur de nous, che ogni volta che ci solleviamo, innalziamo all'interno di noi stessi, faire un pas en avant. E facciamo un passo verso l'avanti. Il y a des centaines de personnes derrière nous qui vont faire le même pas en avant. Ci sono des centinaia di persone dietro di noi che fanno lo stesso passo in avanti. Mais qu'à chaque fois qu'on va baisser les bras, ma ogni volta che abbassiamo le braccia, se décourager, che ci scoraggiamo, il y a des centaines de personnes qui vont se décourager. Ci sono centinaia di persone che si scoraggiano. Parce qu'elles sont sur le même fil énergétique que nous. Sono sul nostro stesso filo energetico. Donc si on veut que ça change, se vogliamo che le cose cambino, commençons par nous. Iniziamo da noi stessi. Avant de vouloir que les autres autour de nous changent. Prima di volere che gli altri intorno a noi cambino. Et acceptons que l'autre soit comme il est. E accettiamo che l'altro sia così com'è. Sinon on va s'épuiser pour rien. Altrimenti ci spossiamo per niente. Au lieu de s'occuper de notre histoire, al posto di occuparci della nostra storia. Par contre, si vous êtes bien, ça peut faire que l'autre change. Mais a envie de changer. Se voi state bene, potrebbe essere che l'altro cambi o che abbia voglia di cambiare. Et vous allez voir qu'il y a des personnes, selon leur forme pensée, et vedrete che ci sono delle persone che in base alla loro forma pensiero, qui vont voir le monde et qui vont voir la même situation, che vedono la stessa situazione esterna, et qui vont la voir différemment. Ma in realtà la vedono in maniera completamente diversa. Il y en a un qui va la voir moche, triste. Uno la vede brutta, triste. Et un autre qui va la voir peut-être qui va trouver que c'est un moyen d'avancer. E un altro magari la vede come uno strumento per avanzare. Parce que nos formes pensées vont nous conditionner. Perché le nostre forme pensiero ci condizionano. Donc ce qui est important, et c'est ce qu'on essaie de montrer avec Antoine en ce moment, quello che è importante è che cerchiamo di far vedere con Antoine in questo momento. Comment comprendre nos formes pensées? È come comprendere le nostre forme pensiero. Et ensuite, comment les transformer? E poi come trasformarle? Et comment apprendre petit à petit à les gérer? Come imparare piano piano a gestirle? Et à ne pas être sujet aux différentes émotions que la vie nous apporte. E a non essere più soggetti alle varie emozioni che la vita ci porta. C'est-à-dire avoir un axe à l'intérieur de nous. Ossia avere un asse dentro di noi. Qui va être presque, qui va nous donner cette solidité. Che ci dà questa solidità. Qui va nous permettre de traverser toutes les histoires du monde. Che ci permette di attraversare tutte le storie del mondo. Avec sì, perché Anna, questa cosa che tu dici è molto importante, ma credo che l'esercizio più difficile sia l'interazione tra tutte queste forme pensiero, cioè la vita delle persone, la convivenza tra gli esseri umani, la convivenza delle ognuno con il proprio bagaglio di forme pensiero, no? E quindi c'è l'incontro-scontro che è un po' come
diceva prima un'altra, la nostra ascoltatrice. C'est important de savoir que l'autre aussi, s'il réagit de telle ou telle façon, c'est pas contre nous. È importante sapere che l'altro, se reagisce in un determinato modo, non è contro di noi. Mais c'est parce qu'il a des formes, ses propres formes pensées. Ma perché ha le sue proprie forme pensiero. Et c'est ça qui le fait réagir. Ed è questo che lo fa reagire. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre directement ce que dit l'autre pour soi. È per quello che non bisogna prendere direttamente su di sé quello che l'altro sta dicendo. Mais savoir qu'il est habité par des formes pensées. Ma bisogna sapere che l'altro in quel momento è abitato da delle forme pensiero. Qui vont lui faire avoir telle ou telle réaction. Che gli fanno avere una determinata reazione. Certo, certo. È un esercizio che non è di facile attuazione. Ecco, questo che voglio dire, perché io vedo c'è tante dinamiche dei gruppi, delle relazioni, delle coppie. Dove la convivenza magari richiede una partecipazione, un contributo alla vita di gruppo, e queste cose invece poi magari non succedono. Quindi diciamo che justement je voulais raconter une histoire. Vorrei raccontarvi una storia a proposito di questo. Il y a une jeune femme qui nous disait, c'è una giovane donna che ci diceva: c'est bizarre parce que partout où je vais, même dans mon travail. Che strano, ogni volta che vado da qualche parte, anche nel mio lavoro. Il y a toujours des personnes qui me disent: ah, t'as de la merde devant les yeux, ça veut dire tu vois rien. Ci sono sempre delle persone che mi dicono un modo di dire francese che è: hai la merda davanti agli occhi, che vuol dire non vedi niente. Et elle dit, c'est une phrase qu'on n'entend pas souvent, même en France. Hein. Una frase che si dice, ma non è che si dica così spesso, non si sente dit, spesso. Bon, on continue le stage, le séminaire. Continuiamo il corso a cui lei partecipava. Et elle était avec sa maman. Ed era con sua mamma. Et puis tout d'un coup, sa maman se souvient d'une et chose. E a un certo punto la mamma si ricorda di una cosa. Et elle dit, effectivement, quand dice, elle est née. In effetti, quando è nata. Les premiers mots que j'ai dit, c'est merde, c'est une fille. Le prime parole che ho detto è stata: merda, è una bambina. Et quand elle a décodé cette histoire, quando ha decodificato questa storia, il y a quelque chose storia, qui a disparu en elle. C'è qualcosa che è sparito. Mais lei, à ce moment-là, ma in quel momento, il n'y a pas qu'elle qui réagit de cette façon-là. Non c'è solo lei che reagisce in quel modo. C'est-à-dire que les personnes qui lui disaient ça, le persone che le dicevano quella frase, comme par hasard, così come per caso, n'avaient plus besoin de lui dire cette phrase. Non avevano più bisogno di dirgli quella frase. Donc, quand vous guérissez une forme pensée, quindi quando voi guarite una forma pensiero, ou la personne disparaît de votre vie, o la persona sparisce dalla vostra vita, ou elle ne dit plus, ou elle n'agit plus de la même façon, o non dice più, non agisce più nello stesso modo. Et ça veut dire que vous avez guéri quelque chose. E quindi questo vuol dire che avete guarito qualcosa. Quindi io direi che la cosa importante è incominciare a fare gli esercizi per guarire le nostre forme pensiero, vero? Quindi, io ce l'ho. Allora, libro, nel secondo libro, c'è anche un CD in italiano con anche degli esercizi in mente. E noi abbiamo questo, no? Forme pensiero 2, esatto. E lì c'è scritto come fare. E là c'è di come fare. Oui. Et puis il y a aussi les stages. Il y en a qu'on va faire en ligne, comme ça. Ils stanno organizzando per farle online in modo che le persone possano partecipare. Ah, bene, molto bene. Allora noi terremo informati i nostri amici di Focus di quando voi farete questo. Senti, Ann, cara, allora abbiamo, ripeto, tante domande. La volta scorsa c'era una domanda, abbiamo parlato ovviamente anche. Ti avevo chiesto anche del rapporto nei vostri viaggi astrali con altre razze, con altre realtà, insomma, extraterrestri, insomma, così è. Però hanno fatto una domanda di cui appunto si sente parlare, che è quella dei famosi 3 giorni di buio. Oui, allora, se ecco. Qual è il tuo punto di vista su questo? Cosa volevi dire, Anna? Dicevo, qual è il suo punto di vista e la sua informazione su questi 3 giorni di buio, visto che tanti nostri amici hanno posto questa domanda. Così la questione. Allora, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver. Allora, è qualcosa che può accadere. Il peut arriver à ce moment-là qu'il y a un changement de pôle. È possibile che in quel momento, a livello magnetico, ci sia un cambiamento dei poli magnetici della Terra?
parce que bon, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie de la planète Terre. Perché nella vita del pianeta Terra questa cosa è già accaduta varie volte. Un peu, et quand c'est la même chose que quand on a découvert par exemple les mammouths. Quando hanno scoperto per esempio i mammut congelés, congelati, mais avec de l'herbe dans l'estomac. Ma che avevano ancora dell'erba nello stomaco. Ce qui veut dire en quelques secondes, quelques minutes, tout a changé tout d'un. Vuol dire che in qualche secondo, qualche minuto tutto è cambiato. Et oui, et le ciel a changé aussi. Anche il cielo è cambiato. Donc si ça arrive, il est possible à ce moment-là qu'il y ait effectivement trois jours de noirceur pendant qu'il y ait une réorganisation de la planète. Se dovesse accadere, è possibile che ci siano tre giorni di buio durante il quale c'è una riorganizzazione del pianeta. Alors chez les personnes anciennes, presso gli antichi, il y en a qui disaient il y a des bougies qui permettent de s'éclairer à ce moment-là, des bougies spéciales. Dicevano che ci sono delle candele speciali che permettevano di rischiarare in quel momento. Bon. Et puis après, ce qui peut se passer par contre, c'est qu'il y a des entités qui profitent de ce moment-là. Che può accadere, tra l'altro, che ci sono delle entità che approfittino di quel momento. Pour prendre l'apparence de quelqu'un que vous aimez. Per prendere l'apparenza di qualcuno che amate. Et d'être devant votre fenêtre, parce qu'il faut ouvrir à personne à ce moment-là. Perché in quel momento, in quei giorni, non bisogna aprire la porta a nessuno. E quindi questi esseri potrebbero apparire di fronte alla vostra finestra. Et puis de vouloir que vous ouvriez. E vogliono che li apriate. En vous faisant croire qu'il est votre mère, facendovi votre enfant, votre, credere che sono votre compagnon, vostra mamma, il figlio, il compagno. Et c'est là le risque. Viventi. Qua? Madre, figli, compagni, viventi. La mère, fils. Che sono sulla terra. No, oui, pas oui, des morts là. No. Ils font semblant d'être. Oui, ils font semblant d'être la personne. Prennent l'apparence. Prendono l'apparenza di persone vive. Et là, il ne faut pas ouvrir. Et là, in quel caso non bisogna aprire. Mais pour l'instant, c'est pas Ma encore. On n'en est pas per encore. Per ora là. Non siamo ancora arrivati a quel punto. È vero. Après, poi, ce qui m'a aussi été dit par les êtres d'autres planètes, detta dagli esseri di altri pianeti, c'est qu'il peut y avoir trois vagues. E che ci possono anche essere tre ondate. Trois vagues. C'est-à-dire qu'une première vague de personnes, par exemple, qui meurent comme en ce moment. Una prima ondata di persone che muoiono come in questo momento, per esempio. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la façon, l'état vibratoire de la planète. Perché ci sono delle persone che non sopportano lo stato vibratorio del pianeta. Et qui vont travailler mieux de l'autre côté. E che lavorano meglio dall'altra parte. Et puis il peut y avoir une vague de personnes qui peuvent être abducté, enlevé. Poi ci può essere un'ondata di persone che possono essere prese, portate via, traduite, abducté, parce que là il faut voir par qui là. Enlevé dans le sens positif. Portate via da extraterrestri, ma nel senso positivo, non i rapimenti alieni. Pendant que la planète se restructure. Mentre il pianeta si ristruttura. Et une troisième vague qui partira juste à la fin. E invece una terza ondata che partirà giusto alla fine. Ça, c'est dans le cas où on ne prend pas assez vite conscience. Questo è nel caso in cui non prendiamo coscienza abbastanza in fretta. Et où la planète a besoin de se régénérer complètement. E in cui il pianeta ha bisogno di rigenerarsi completamente. Bon, j'espère qu'on non arrivera pas là. Bon, spero che non arriveremo fino a quel punto. Bisogna vedere che cosa saremo capaci di fare. Tutto è legato alle nostre consapevolezze. Tutto dipende dalla nostra età di coscienza. Exactement. Sì, esattamente. Tout est fait pour qu'il y ait un état de conscience qui se réveille. Ma tutto è fatto affinché ci sia uno stato di coscienza che si risveglia. Quindi dobbiamo tirarci sulle maniche e darci da fare, vero? Remonter les manches et commencer à partir, à faire les choses, changer. Ah, ho letto adesso una nostra ascoltatrice che ha scritto una cosa troppo simpatica, la devo dire, perché ci abbiamo riso sopra noi prima di iniziare la diretta. Ci scrive Mariella Azzarà, dice in francese, dice buonasera, abbiamo un abbigliamento tutti e tre in fucsia. Ce lo siamo detto anche noi, perché quando abbiamo fatto il collegamento ci siamo ritrovate tutte e tre così e abbiamo sorriso. E allora la nostra Mariella chiede, ma è perché il colore fucsia rappresenta il colore della spiritualità e dell'anima? E no, è successo per caso, ma magari è sempre niente per caso. C'est arrivé par hasard, mais il n'y a pas de hasard.
È arrivato, è successo per caso, ma non c'è il caso. C'est la couleur, c'est un peu une des couleurs du monde futur. È uno dei colori del mondo futuro. Di pace, siamo tutti qua a offrire speranza ai nostri amici. È vero. Tra le altre domande della volta scorsa c'è una che è molto interessante, cioè, che sembrerebbe così banale, però alla fine è una domanda che un po' tutti si fanno. Perché ci sono delle persone che vivono una vita più facile e ce ne sono delle altre che invece devono soffrire molto? Terribile. Mais oui, alors il faut savoir que quand même on a beaucoup de vie derrière nous. Dobbiamo già sapere che abbiamo molte vite dietro di noi. Et il y a des personnes qui règlent au fur et à mesure E ci ce qu'elles ont à sono régler. persone che sistemano, regolano piano piano le cose che vanno sistemate. Et puis il y en a d'autres qui disent: bon, on va attendre la prochaine vie. E alcune persone invece si dicono: no, aspettiamo la prossima vita. Et il faut savoir que cette vie-ci E bisogna sapere che questa vita di est adesso extrêmement importante. è davvero molto importante. Parce que c'est celle qui nous donne l'occasion de régler toutes nos vieilles histoires. Perché è quella che ci dà l'occasione di regolare e sistemare tutte le nostre vecchie Et c'est storie. pour ça qu'il y a autant d'entités qui ont envie de naître, enfin de venir dans cette époque. Per quello che ci sono così tante entità che hanno voglia di nascere e di venire in quest'epoca. Alors le problème, c'est que quand on veut régler beaucoup d'histoires non réglées, Il problema è che quando vogliamo sistemare molte storie non sistemate, non risolte, ben, ça nous paraît gros, ça nous paraît lourd. ci sembra grosso, difficile, pesante. Mais il faut se dire que c'est une grande Ma opportunité. dobbiamo dirci che è una grande opportunità. Parce que si on veut passer, on est quand même dans un monde seulement à trois dimensions, c'est rien du tout. Perché noi siamo semplicemente in un mondo a tre dimensioni, questo è niente. Et si on veut passer dans un autre, d'autres dimensions, Se vogliamo passare a altre dimensioni, il faut vraiment qu'on ait réglé nos vieilles histoires. dobbiamo avere almeno sistemato le vecchie storie. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui se sono mis sur le dos plusieurs choses. Per quello alcune persone si sono messe un po' sulla schiena varie cose da risolvere. Mais il faut savoir qu'on n'a jamais plus que ce qu'on sait, ce qu'on se donne. Ma bisogna Hein? sapere che non abbiamo da fare mai Puisqu'on più di est capable de régler quoi. quanto siamo in Ouais. grado di sistemare, di risolvere. Un'altra domanda, anche questa è abbastanza ricorrente, perché diverse persone sognano i propri cari, no? E allora questa nostra amica la volta scorsa ha chiesto: ma quando noi sogniamo i nostri cari, cioè, c'è davvero, può essere che ci sia davvero un incontro con i nostri cari, che non sia solo un'attività onirica, quindi un frutto del nostro inconscio, un'elaborazione O del est-ce nostro que sia. d'autres là pas spécifié si mort ou vivant par contre. Des gens qui sont morts? I cari che sono morti o delle persone vive? No, di cari che sono morti. Vai, vai, no, D'accord. le mo, allora, sì, Oui, no. oui. Donc, ce qui se passe, c'est Chiedono en général. se è possibile questo incontro attraverso il sogno, se succede che Il y a vengono in forcément sogno. des rencontres possibles à Ci travers les rêves. sono sicuramente degli incontri possibili attraverso i sogni. C'est un des moyens où des personnes qui sont parties de l'autre côté È uno degli strumenti attraverso cui le persone che sono partite dall'altra parte essaient de contacter la personne qui est encore physiquement sur Terre. cercano di contattare la persona che è ancora fisicamente sulla Terra. Pour lui montrer qu'elle est encore plus vivante qu'elle. Per mostrargli che in realtà sono ancora più vive rispetto a noi qua vivi. A Quelquefois pour lui donner un message, volte per dargli un ou messaggio, pour l'aider, per aiutarla. O ou simplement pour lui montrer qu'elle est là. semplicemente per mostrargli che è là. Il faut savoir, donc ça, mais ça on le verra dans le prochain livre qui va être traduit en italien, Questo lo vedrete, ne mais parla nel prossimo libro che è già uscito in francese e uscirà in ottobre, in en octobre, italiana. je crois, en Eh? octobre, Vuol je crois, dire, dovrebbe uscire il mese di ottobre in italiano. où effectivement on s'aperçoit que la mort, c'est jamais un départ, In cui c'est ci tout. si rende conto che davvero la morte non è mai una Mais c'est pas partenza, la fin de la vie. o almeno non è la fine della vita. Donc Ah. effectivement, on a des contacts. E quindi in effetti si possono avere dei contatti attraverso il sogno. Anna, come si intitolerà questo libro? Avete già il titolo? Ah, alors je sais pas si en Italie vont garder le même Ouais, titre. perché a volte i titoli cambiano quando sono tradotti Mais in italiano. en France, on l'appelle Et si la vie In continuait? francese per il momento si chiama E se la vita continuasse? Bello, 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 bello.
E se la vita continuasse, parliamo dei vostri viaggi, quindi a proposito di se la vita continuasse, dei viaggi in astrali, che differenza esiste tra un sogno lucido e il viaggio in astrale? Alors, le rêve lucide peut être un voyage Il astral. sogno lucido può Alors, essere un viaggio il faut astrale. savoir qu'il y a différents. Il faut savoir que chaque nuit, tout le monde sort de son corps physique. Allora, innanzitutto, ogni notte tutti quanti usciamo dal nostro corpo fisico. Donc, tout le monde fait une sortie hors du corps. E quindi tutti fanno un'uscita fuori dal corpo. Ça, c'est la sortie hors du corps. Questa è l'uscita fuori dal corpo. Après, la personne qui est sortie de son corps peut juste rester au-dessus de son corpo Poi physique. la persona uscita fuori dal corpo può semplicemente rimanere là a galleggiare appena sopra il corpo Pour se fisico ressourcer, pour se per régénérer. rigenerarsi, recuperare energie. Ou faire des choses, voyager, apprendre, rencontrer des personnes. Oppure può fare delle cose, viaggiare, imparare, incontrare delle persone. Donc, le rêve, alors après, quand elle revient, elle Ma peut passer poi, par des couches différentes. quando ritorna, può passare attraverso strati diversi. Si elle se réveille avec quelque chose, un sentiment très, très, très net. Se si risveglia con un sentimento, un ricordo molto chiaro. Si elle se souvient de choses qu'elle a vécues d'une façon très précise, Se si ricorda le cose che ha vissuto in maniera molto precisa, c'est souvent un voyage astral. spesso è un viaggio astrale. Mais quelquefois ça peut être mélangé avec les émotions, avec des choses qu'on a vécues. Ma a volte può essere mescolato con delle emozioni, con cose che si è Et vissute, qu'il nous faut passer dans des couches intermédiaires che ci fanno passare attraverso degli strati intermedi ou du psychisme. dello psichismo. Et à ce moment-là, quelquefois ça paraît pas clair, mélangé. E a volte ci può sembrare non chiaro, un po' mescolato. Parce que ça peut être mélangé avec nos émotions. Perché può essere mescolato con le nostre emozioni. Posso farti questa domanda? Questa è una mia domanda. Le forme pensiero sono state indagate da un punto di vista scientifico, in qualche Alors, Antoine a fait un chapitre là-dessus. Antoine già ha fatto un capitolo in questo senso. Oui, montre comment on peut, au niveau du cerveau, comment ça peut, il peut y avoir ça peut fonctionner. Ouais. In cui fa vedere proprio come funziona a livello cerebrale di sinapsi, di collegamenti, amigdale e così via. Alors maintenant, dire que. Est-ce qu'ils Alors, ont fait des est-ce études qu'ils ont fait au des niveau études scientifico? au niveau scientifique, des études officielles, je ne sais pas. Studi ufficiali non le conosce. Je ne sais pas. Sì, perché voglio dire, sarebbe molto Sassu. interessante, importante e utile Ah, è utile. che potesse fare avanzare Mais questi studi. oui, mais je pense que les scientifiques, pour l'instant, n'ont pas assez. Allora, no? Io penso che per il momento gli scienziati non hanno abbastanza Ni sensibilità assez de vision né abbastanza visione pour pouvoir entreprendre une étude sur ce sujet. per poter intraprendere uno studio su questo argomento. Certo. Ma sempre sull'aspetto degli effetti delle forme pensiero, le nostre credenze, che sono una cristallizzazione delle forme pensiero, giusto? E le credenze che hanno, ad esempio, gli altri nei nostri confronti, chiede una nostra amica, cioè dice. Adesso vi leggo la domanda. Lei dice: ma i pensieri, arrivo, eh? I pensieri o le convinzioni, chiede Ornella, i pensieri o le convinzioni che le persone hanno su di noi possono essere modificate solo se noi stessi riusciamo a non alimentare le nostre forme pensiero? Voilà, nous retournons à nos formes pensées. Diciamo. Vous pouvez modifier les croyances que les autres ont sur nous, que les autres personnes ont sur Alors, nous. vous pouvez modifier les croyances que les autres ont sur vous, mais pas en cherchant à les modifier. Potete modificare le credenze che gli altri hanno su di voi, ma non cercando di modificarle. C'est-à-dire en changeant vous-même, Semplicemente cambiando voi stessi. Le forcément, les croyances que les gens sur vous vont credenze être che gli altri modifiées. hanno su di voi saranno Par modificate. contre, il faut savoir que quand on a une croyance sur quelqu'un, Bisogna sapere che quando si ha una credenza su qualcuno, par exemple, si je lis una l'aura d'une convinzione, personne en étant convaincue qu'elle a telle maladie ou telle façon de se io penser, leggessi l'aura di una persona convinta che abbia quella malattia o quel modo di pensare,
Je vais la mettre dans un cadre. La metto in uno schema. Où je vais voir ces choses-là. In cui io vedo veramente quelle cose. Sans lui permettre d'exprimer ce qu'elle est vraiment. Senza permettergli di esprimere ciò che lei veramente è. Donc nos croyances vont limiter les personnes qui sont en face de nous. Quindi le nostre credenze limitano le persone che abbiamo di fronte. C'est-à-dire qu'on ne va les voir que comme on pense qu'elles sont. Perché le vedremo solo come pensiamo che siano. C'est pour ça que c'est important de ne pas créer de jugement sur une personne. Per quello che è importante non creare un giudizio. Il y a un exercice qu'on propose souvent, c'est. E c'è un esercizio che proponiamo spesso. C'est de se lever le matin. Di alzarsi il mattino. Et comme si on arrivait pour la première fois sur Terre. E come se arrivassimo la prima volta, per la prima volta sulla Terra. Et de regarder les gens, les personnes, les guardare objets. Guardare le persone. Les paysages. Gli oggetti, i paesaggi. Comme si on le voyait pour la première fois. Come se le vedessimo per la prima volta. Sans aucun jugement. Senza nessun giudizio. Comme si on laissait respirer tout ce qui est autour de nous. È come se lasciassimo respirare tutto ciò che c'è intorno a noi. Et donner la possibilité à ce qui est autour de nous d'avoir d'autres fonctions que ce qu'on veut. Per dare anche la possibilità a ciò che è intorno a noi di avere funzioni diverse da quello che noi vorremmo. Un peu comme si on disait bon ben un crayon c'est fait pour écrire. Come se dicessimo, una matita è fatta per scrivere. Ma c'è aussi un arbre, c'è aussi plein de choses. Ma è anche un albero, è tante mille altre cose. E se sei... cosa utile. Ah, regarda. Ecco, un'altra domanda, anche questa che può sembrare banale, però anche questa è un'altra domanda ricorrente e che tanti si fanno, ma perché io non riesco mai a vedere niente, ad avere nessuna esperienza così particolare, altri sì? Cos'è? Una questione di DNA? Come mai a me non capita mai niente, no? Altri? Bon, alors on pourrait dire c'est parce que il y a des personnes qui pendant des vies ont pratiqué de cette façon-là. Si potrebbe già dire perché ci sono delle persone che per vite e vite hanno già praticato queste Mais cose. C'est comme si vous me demandiez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui jouent du piano et puis des gens qui sont des virtuoses du piano. È come se mi chiedesse perché ci sono delle persone che suonano il piano e delle persone che sono dei virtuosi del piano. Alors, ça fait partie des vies aussi précédentes. Questo fa parte un po' delle vite precedenti. Parce qu'il y a des plans sur lesquels on continue à pratiquer. Perché ci sono dei piani in cui continuiamo a praticare. Et puis il y a des personnes qui sont faites pour un travail, d'autres pour autre chose. E ci sono delle persone fatte per un tipo di lavoro e altre persone per altre cose. Il y en a qui ont besoin peut-être d'exercer leur confiance absolue. Magari hanno bisogno di esercitare la loro fiducia assoluta. Sans preuve. Senza prove. Et les preuves viendront au moment où elles n'attendront rien. E le prove arriveranno nel momento in cui non se lo aspettano più, non le cercano più. Mais par exemple, quand nos étudiants leur demandent de faire des exercices sur la lecture d'aura. Ma quando noi, per esempio, ai nostri studenti chiediamo di fare degli esercizi sulla lettura dell'aura. Il arrive souvent que la première fois ils voient. Capita spesso che la prima volta vedano. Parce qu'ils attendent rien. Perché non hanno nessuna aspettativa. Et puis quand ils veulent se réexercer. Ma quando vogliono riesercitarsi. Et là ça disparaît. E là sparisce. Parce que là ils mettent un type de volonté qui va faire comme un blocage, comme un mur. Perché là mettono una specie di volontà che fa come un blocco, come un muro. Alors ça veut dire qu'il faut du lâcher prise. Quindi ci vuole lasciare la presa. Mais il faut aussi de la régularité, de la constance. Anche della regolarità, della costanza. Je veux dire, il y a des gens chez qui ça vient naturellement et puis d'autres, il faut s'exercer. In alcune persone viene spontaneamente, altre devono esercitarsi. Mais tout le monde peut faire au moins le minimum. Mais tutti potete fare almeno il minimo. Allora, io direi, perché ho visto l'ora e non so se da voi fa caldo, ma qua fa anche tanto caldo. Non so se da voi in Francia fa caldo. Io sì. Fa caldo. Sì, sì. Vedo i nostri vestiti fucsia che incominciano a trasudare. Quest'ultima domanda che ci fa una nostra amica Graziella. Le forme pensiero. Che Graziella dice, ma le forme pensiero sopravvivono al corpo dopo la morte? E survi o co apre la morte. Ah oui. Ça veut dire, est-ce que tu te ramènes ou via l'autre? Bien sûr, alors c'est une énergie.
Sicuramente, le forme pensiero sono un'energia. Ce qui veut dire que ce qui n'a pas été réglé dans une vie. Il che vuol dire che ciò che non è stato regolato o risolto in una vita. Va revenir avec nous dans la vie suivante. Ritorna con noi nella vita successiva. Et la vie va nous permettre, va nous donner tous les éléments. E la vita ci darà tutti gli elementi. Pour réactiver la forme pensée. Per riattivare la forma pensiero. De façon à ce qu'on puisse la guérir. In modo che possiamo guarirla. Dites-vous une chose, c'est que ce qui n'est pas guéri dans cette vie, ditemi una cosa, ciò che non viene guarito in questa vita, va devoir être guéri dans une autre. Dovrà essere guarito in un'altra vita. Donc bien sûr. Quindi sì, sicuramente. Quindi ci abbiamo i compiti da fare. Sappiamo che dobbiamo dare quest'estate, abbiamo dacci i compiti dell'estate che poi no, non le devo arpore la prossima. Poi a settembre il faut le faire leggermente. Proviamo, torniamo a scuola. Leggerezza. Oui, il faut penser qu'on est comme des petites lumières, pensate comme des petites lucioles, comme des petites fées clochettes. Siamo come delle piccole lucine, come delle piccole lucciole, come delle piccole la fata di Peter Pan. Et que notre travail, c'est juste de répandre des petites étincelles de joie autour de nous. Il nostro lavoro è semplicemente di spandere, diffondere delle piccole scintille intorno a noi. Après, vous allez prendre le moyen que vous voulez. E poi utilizzerete lo strumento che preferite. Mais faites-le. Ma fatelo. Quando dici utilizzerete lo strumento che preferite, che cosa intendi? Qu'est-ce que tu veux dire? Beh, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, réfléchir à vos pensées. Potete ou à vos formes pensées. Sui vostri pensieri, le vostre forme pensiero. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à répandre de la joie ou de l'amour autour de vous. È riuscire a diffondere amore e gioia intorno a voi. Et c'est ce que je proposerai pour l'été. Ed è quello che ci propone come compito per l'estate. Et que quand vous voyez que quelque chose quando vedete che qualcosa è difficile. Ou qu'une relation est difficile. Che una relazione è difficile. Lâchez prise. Lasciate la presa. Et puis n'insistez pas pour non avoir raison, c'est l'ego qui doit avoir raison. Per aver ragione, l'ego che vuole aver ragione. Ça n'a pas d'importance. Non ha importanza. Donc au contraire, soyez allégez-vous. Al contrario, alleggeritevi. De façon à ce que la vie soit plus légère. Così che la vita sia più leggera. Sì. E senti, e può anche servire cercare di, almeno durante le vacanze, se riusciamo a farlo, perché tante volte non è possibile nelle realtà lavorative, almeno cioè scegliere delle compagnie, come dire, un po' più equilibrate, che ci permettano di, insomma, prendere respiro, ecco, di contornarci da persone che vibrino. Beh, bien sûr. Ma se potete, perché no, Quelquefois c'est pas possible. A volte non è possibile. Mais peu importe. Arrive. Ma poco importa cosa accade. Dites-vous que il y a pas de hasard. Che non c'è il caso. Et que la vie va toujours vous amener. E che le persone e gli eventi. Vi porterà sempre le persone e gli avvenimenti. Dont vous avez besoin. Di cui avete bisogno. Alors c'est pour ça que ne vous posez pas de questions. Quindi non fatevi domande. Vous faites avec ce que la vie vous apporte. Fate con ciò che la vita vi porta. Si vous pouvez vous entourer de gens bénéfiques, c'est assez bien. Se potete circondarvi di persone benefiche, beh, è perfetto. Ma quand vous ne pouvez pas, quando non potete, dites-vous que c'est quand même qu'il y a une bonne raison. Ditevi che c'è dietro una buona ragione. Et prenez l'autre comme un enseignant. E prendete l'altro come un insegnante. C'est lui qui va vous aider à faire des exercices. Perché lui vi aiuterà a fare gli esercizi. Che aiuterà a crescere, certo, certo. Difatti, io sono profondamente convinta di questo. Di questo pensiero, okay? Quando arrivano quelle persone ti fanno fare l'esercizio o ti tirano la forza per fare i salti che magari uno cerca di non fare, no? Perché non vuole cambiamento. Ed è questo che vi permetterà di rinforzarvi ogni volta e di diventare più forti. Certo, certo, certo. Cara Anna, mi dispiace lasciarti e mi dispiace lasciarti Francesca. Però bisogna dirlo che il colpo d'occhio è bello, è questa tinta che ci siamo messi. Ti strappo la promessa a dopo l'estate, a ritornare per riprendere. Dipende, dipende. Dei viaggi, dipende perché se si ha il programma dei viaggi, degli stage, del tempo in giro, sì. Non si sa mai ce qui va se passare perché in questo momento non si sa davvero cosa accadrà.
E lo so. vu, ma se non possiamo Abbiamo pensiamo dei a viaggi previsti, non sappiamo se possiamo partire. Certo. Ma noi ci terriamo in contatto. Meno E male, quindi tanto. quando siete qua, cioè poi Con piacere. lascio a te la facoltà di scegliere l'argomento questa volta. Ma dell'argomento, se tu Ah, hai così. Ok. D'accordo? Sembra. Allora, io ringrazio tutti i nostri cari amici che ci hanno seguiti, che sono in tanti veramente, e ringrazio tanto te, Anna, per la tua disponibilità, la Francesca, che è così brava, così immediata e così carina con la sua mise fucsia. Ossia, No, ossia, ossia. spero che sia stato un bel tempo, un buon tempo per tutti quanti noi. E quindi allora intanto auguro a voi buona estate e anche buon lavoro, buoni viaggi se appunto riuscirete ecco, a partire. Buon été a tous et à toutes. Buona estate a tutti e a Et tutte. merci E Anna. grazie Anna. Allora, grazie a voi E grazie a tutti quelli che stanno lavorando per rendere questa diretta possibile. Grazie. Ringraziamo Focus e Enrico che è il nostro fondatore che ha avuto l'idea di creare questo canale e poi tutti noi che collaboriamo per cercare di fare delle cose utili per tutti i nostri iscritti. Allora, Grazie a te, Ivan. Grazie anche a grazie Amrita che ci ha supportato. ad anche a Amrita, alla nostra Daniela Muggia che è alle prese con un suo nuovo progetto che ho sentito in questi giorni. Allora, grazie a tutti i nostri amici e come se vi ringraziassi personalmente, vi do appuntamento al prossimo salotto di Anna mercoledì prossimo, quindi della prossima settimana. Ancora grazie, Anne, grazie Francesca. E allora, alla Grazie. prossima qua. Au revoir, Grazie. merci, au Alla revoir, prossima. merci.